Tanta disciplina tattica tra Piacenza e Napoli per uno spettacolo che ha entusiasmato, si fa per dire, soprattutto nel primo tempo. Il Napoli chiedeva alla partita di aiutarlo ad uscire dalla sindrome Avellino, la squadra che in settimana l'aveva spinto fuori dalla Coppa Italia. Cagni, per contro, doveva rimediare alla mala sorte che lo aveva privato prima di De Vitis, poi di Ferrante, entrambi infortunati. Infatti il problema secondario era questo, perché io ho chiesto ai ragazzi di mantenere la tattica come se ci fosse una punta centrale, anche se non l'avevamo. Abbiamo disputato secondo me un bel primo tempo anche a livello offensivo, solo che poi calando certi giocatori non siamo più riusciti a fare gli schemi nostri e poi le qualità offensive ai 16 metri non le avevamo. Accogliendo quindi come buone queste premesse, nessuna meraviglia se i gol sono arrivati entrambi nel primo tempo. Bravo Buso nel rubare il tempo ai difensori emiliani e altrettanto bravo Bia a schiacciare in rete. Senza punte di ruolo, il Piacenza ha cercato di aggirare l'area avversaria con Piovani e Turrini pronti a scambiare in corsa con i propri centrocampisti. Le uniche conclusioni a rete però, i vari Suppa, Piovani e Moretti erano costretti a tentarle da lontano e non a caso il gol di Papais arriva da oltre 30 metri. Il biondino di Cagni infila un avversario e quasi distinto spedisce sul palo opposto al termine di una parabola che taglia la tela, può solo seguire con lo sguardo. Mi sono trovato la palla con nessuno davanti e la prima calciato distinto. O hai anche guardato il portiere prima di calciare? No. Tutto qui l'1-1, per il racconto dello spettacolo, unica figura tecnica ed atletica da non ignorare, l'arresto, lo scatto e la girata di Fonseca, che mette nel conto il suo terzo palo nelle ultime due partite. Fonseca mi pare però più al servizio dei compagni che non i compagni al servizio di Fonseca, almeno per quello che si è visto a Piacenza. Ma l'importante è stare al servizio della squadra, io cerco di fare il meglio per la squadra, poi quando faccio gol è grazie a loro, quindi a volte loro mi fanno far gol, a volte non li faccio, ma comunque l'importante è aiutare la squadra. Ripresa e risultato, come detto, congelati per volontà tattica e esigenze di classifica. Solo così si spiegano l'ingresso di Ferrazzoli, centrocampista, al posto di Turrini e quello di Altomare, incontrista, al posto di Buso, punta. Il tutto per difendere un pareggio che si rivela terapeutico per il Napoli, che si è liberato della sindrome Avellino, come ci conferma Capitan Ferrari. Basta una partita, una sconfitta o un'eliminazione per vanificare tutto il lavoro fatto nel campionato. Invece mi sembra giusto mettere in risalto i 12 punti attuali del Napoli. Quindi tu rilanci un Napoli tutto dedito al campionato ed esclusivamente al campionato? Eh sì, anche perché c'è rimasto solo quello, quindi. Ok, ciao. Bravo.